presentato il piano pluriennale 2014-2016 della Fondazione Cassa di Risparmio qui al Caffè Meletti, dove sono stati illustrati vari ambiti di intervento sul quale la Fondazione Cassa di Risparmio interverrà in questi 2 anni, focalizzati soprattutto sul settore sociale, sugli interventi legati a problemi sulla crisi. E infatti abbiamo sentito al riguardo il presidente della Fondazione Carisap, Vincenzo Marini Marini. Siamo qui col presidente della Fondazione Carisap, Vincenzo Marini Marini, che ci illustra brevemente quali sono i punti chiave del progetto 2014-2016 della Fondazione. Grazie. I punti chiave sono sostanzialmente tre. Un grande sforzo per poter mantenere immutate le erogazioni. Su questo pensiamo di riuscirci, chiaramente sono ipotesi perché dobbiamo ipotizzare quanto renderà il patrimonio nel triennio futuro e non è facile. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che, una constatazione un po' triste, però giusta in momenti del genere, la maggior parte di quello che noi riusciremo a guadagnare se ne andrà in tasse, sia tasse sugli nostri investimenti, sia tasse sulla distribuzione degli investimenti, sia l'IVA che paghiamo. Purtroppo il campo principale di intervento è il pubblico, cioè i tributi. Terza ed ultima e più importante forse considerazione è che al netto di tutto questo abbiamo puntato esclusivamente sul sociale. Nell'ambito del sociale puntiamo al rapporto privilegiato con il terzo settore, cioè cooperative sociali e volontariato, per ovviare i problemi degli anziani e dei giovani, ma soprattutto abbiamo individuato, forti dell'esperienza del triennio passato, la famiglia come fattore fondamentale per la tenuta della coesione sociale, famiglia intesa nel suo senso più esteso.